Oggi voglio farvi vedere come moltiplicare una modifica su Play 2 da memory card e produrne finché volete, finché ne avete. State con me. Ciao amici, io sono Alberto e questo è VK Studio. Oggi parliamo di Play 2, una console che tutti amiamo. Dov'è? Qua. Io ne ho una. Avete visto il video, vi è piaciuto, l'ho modificata, ho utilizzato Free DVD Boot, poi ho fatto la memory card, insomma il video è qui, andate a rivedervelo. Vi serve almeno una memory card che abbia sopra FreeMC Boot. O ve la siete fatta col mio video, che è la cosa migliore, o con un altro video, oppure ne avete comprata una dall'internet. Queste, lo ripeto, queste fanno schifo. Non voglio utilizzare la mia memory card già fatta, quindi avete comprato una di queste e volete utilizzare una memory card Sony Magic Gate che funziona dannatamente meglio. Quindi andiamo a vedere come, partendo da questa, possiamo modificare questa e tutte le altre che volete con un semplice ma efficace procedimento. E non voglio utilizzare l'adattatore MX4SIO per la micro SD questa volta. Voglio invece caricare i giochi direttamente dal mio PC, quindi via Ethernet. Ma poi uno perché dovrebbe fare un'altra memory card? Beh, io ho già una Play 2, però ne ho trovata un'altra a $4. Si vede? The Goodwill. Ma questa è un'altra storia. Quindi che abbiate un'altra console o che semplicemente abbiate comprato questa e vi siete resi conto che fa schifo, questo è il video per voi. Per questo procedimento vi servirà una chiavetta USB formatata FAT32, per cui dobbiamo passare sul computer. E io utilizzo USB Prime, no è così, USB Prime. Eccoci sul computer. Vedete che ho messo sul mio desktop la cartella FreeMC Boot, che l'ho chiamata FMB, non so perché. E poi ho la cartella DOPL, dentro la quale c'è la cartella DOPL, dentro la quale c'è il file ELF che mi serve. Quindi apriamo la nostra chiavetta USB che si chiama Optimus USB, copiamo FMB, tutta la cartella, e poi andiamo a copiarci dentro nella root della nostra cartella USB il file ELF di OPL. Con la chiavetta USB abbiamo finito. Andiamo invece a sistemare la cartella condivisa dal nostro computer per utilizzare i giochi in rete. Ho creato una cartella che ho chiamato PS2 Share, potete chiamarla come volete, all'interno della quale ho creato una cartella che si chiama DVD e qui ho messo tre giochi. Ho messo Grand Theft Auto Vice City, Need for Speed e Transformers Revenge of the Fallen. Vi faccio notare che i giochi non devono essere per forza al di sotto dei 4 giga. Quindi OPL, almeno l'ultima versione, e vi lascio il link in descrizione, legge anche i giochi in formato DVD9. Quindi non abbiamo il problema di FAT32, splittare le ROM, eccetera, eccetera. Semplicemente le ISO le buttate qua dentro e basta. Ora andiamo a sistemare i permessi per condividere questa cartella in modo che la Play 2 la veda. Tasto destro, PS2 Share, così si chiama la mia, Properties, Sharing, Share. Vedete che io ho un profilo principale e poi ho un guest. Questo guest deve avere i permessi come read and write, share. Poi andiamo su Advanced Settings. Vedete che ci deve essere la cartella, no, il nome della cartella PS2 Share. Clicchiamo Permission e dobbiamo essere sicuri di avere una spunta in tutte queste cose sotto Allow. Quindi Full Control, Change and Read. Ora ci sono un paio di cose da fare all'interno del pannello di controllo. Per prima cosa andiamo a cercare Network and Sharing Center. E poi andiamo su Advanced Sharing Settings. Vi faccio vedere le mie impostazioni che funzionano. Se a voi funziona un altro tipo di impostazione, buon per voi. Questo per me funziona. Quindi, Network Discovery On, File and Printer Sharing On. Sotto All Network, Public Folder Sharing Off, File Sharing Connection 128 bit di Encryption.
password protected sharing off. Un'altra cosa da fare all'interno del pannello di controllo del vostro computer è andare a impostare il protocollo di condivisione che piace alla nostra Play 2. Per fare questo, dobbiamo andare a cercare Programs and Features e poi Turn Windows Feature On or Off. Vi si apre questa finestrella, andate a cercare SMB. Questo SMB, se ce l'avete così, deve essere tutto spuntato in blu. Ora ci serve conoscere l'indirizzo IP della nostra macchina. Andiamo sulla barra qui sotto, search, e scriviamo CMD. Si apre il command prompt e qua scriviamo ipconfig. Questa stringa ci restituisce il nostro indirizzo IP. Vedete che il mio è 192.168.86.51, ve lo scrivete da qualche parte, ve lo ricordate e con il computer abbiamo finito. Come vedete, questa Play 2 appena attaccata di fresco non ha nessun tipo di modifica, non ha nemmeno una memory card dentro, è collegata in component e c'è anche il suo bel cavo di rete collegato. Adesso inseriamo la memory card cinese e riavviamo. Vedete che il menu è cambiato, adesso abbiamo un po' di opzioni. Qui arriva con tanta di quella roba, sta memory card, che non voglio neanche saperlo. Inseriamo la memory card, diciamo target, e inseriamo la nostra chiavetta USB. Ora, quello che ci serve di questa memory card è giusto l'abilità di accedere al browser, quindi ulaunch elf, ed eccoci sul file browser. Premiamo cerchio, andiamo su mass, ricordate che si conferma col cerchio, FreeMC, io l'ho chiamato FreeMB, però vabbè. Andiamo a cercare il file che si chiama FMCB Installer. Solito menu di installazione, stavolta prendiamo R1, Format Memory Card. Stavolta confermiamo con la X. Andiamo sullo slot 2, perché l'abbiamo messa sullo slot 2. Sì, la voglio formattare, continuiamo. Completato il formattamento, la formattazione. Ora andiamo su install, slot 2, se no facciamo un casino. Ora qui potete scegliere tra normal, che funziona sempre, cross regional, nel caso aveste una Play 2 giapponese tipo, oppure cross model. Noi andiamo su normal, lo lasciamo fare. Installation complete, ok. Ora possiamo fare exit. Yes. Torniamo su ulaunch elf, torniamo sul file browser, torniamo su mass, andiamo a prendere il file di OPL, per farlo schiacciamo R1, e andiamo su copy, poi andiamo indietro. Attenzione qui, andiamo su MC1 perché MC0 è la nostra memory card cinese, quindi andiamo su MC1, premiamo R1 e facciamo paste e lui ci copia il nostro OPL proprio qua. Adesso spegniamo il tutto e riavviamo con questa memory card nello slot 1. Vedete che stavolta carica FreeMC Boot dalla memory card nuova. Andiamo su FreeMC Boot Configurator. Configure OSDSYS Options. Facciamo Configure Item 3 HD Loader. Visto che non abbiamo un HD Loader, non ci serve, andiamo a configurare questo. Questo lo rinominiamo in OPL
AVK. Ora andiamo a cercare il file di OPL che è in MC0 ed è questo qua. Diamogli un bel return, diamogli un altro return, salviamo la configurazione sulla memory card 0 e usciamo. Siamo tornati nel menu principale e stavolta abbiamo OPL AVK. Facciamolo partire. Qui abbiamo la nostra configurazione. Se andiamo su Settings, a me interessa andare in ETH Device Start Mode e mettere un bel Auto. Poi andiamo su Network Settings. Qui sopra non tocchiamo niente, questo è l'indirizzo della nostra Play 2. Invece quello che ci serve è qua sotto. Vedete questo address type? Vogliamo cambiarlo in IP. E poi qua sotto, nell'indirizzo, ricordate che abbiamo segnato la nostra macchina. Ricordate che nell'indirizzo abbiamo segnato l'indirizzo del nostro computer. Quindi andiamo a mettere esattamente l'indirizzo che abbiamo scritto, che nel mio caso era 192.168.86, molto veloce, 86.51. Voi ne avrete un altro, non ha molta importanza. All'interno di questa sezione dovete scrivere il nome della cartella che avete condiviso. La mia era PS2 Share. Nello user, invece, ricordate che l'abbiamo chiamato guest. Quindi noi ce lo scriviamo qui. Salviamo le modifiche. Ora premiamo Game List e i giochi che io ho messo precedentemente nella mia cartella, ecco che appaiono qua. E questa è una figata. Questo è un gioco fantastico. Grand Theft Auto Vice City. Devo togliere l'audio, se no YouTube mi fa un copyright di qualche tipo. Abbiamo moltiplicato le memory card. Da una cinese orribile ne abbiamo fatta una funzionante senza l'uso del CD e vi ho fatto vedere come lanciare i giochi direttamente dal vostro computer. Se vi è piaciuto questo contenuto, mettete un like, subscrivetevi e volevo anche dire che a breve inizierò a produrre contenuto in inglese. Perché questo canale è cresciuto con una user base un po' troppo grazie agli short, se devo essere sincero, ma ho tanti, ho un po' di iscritti che non parlano italiano e quindi ho pensato, visto che vivo in America, visto che l'inglese lo parlo con l'accento, cioè sembro Borat misto a The Godfather, ho deciso di buttare su un po' di contenuto, un po' di contenuto anche in inglese. In ogni caso, che sia in italiano o che sia in inglese, continuiamo a crescere, ma senza mai diventare grandi. O meglio, keep growing, but never get old. Until the next time.